andando benissimo, siamo contentissimi. C'era la fila fuori alle 11:30. In 7 edizioni non ricordavo, ma in effetti ogni anno si dice ma la gente verrà. No, la gente viene, viene, abbraccia la sua specialità nella sua città. Tortellino tradizionale, brodo di capone e manzo, per cui tradizione con tradizione, non si sbaglia. Sono dei tortellini con una fonduta di parmigiano e noce moscata. Andiamo ad aggiungere la fonduta, ripieno tradizionale. Sono 24 chef che hanno preparato una cinquantina di chili di tortellini, quindi superiamo il migliaio di chili. È una mole di lavoro incredibile, c'è gente che sta lavorando da mesi a questo evento, che veramente anche a livello organizzativo richiede sforzi notevoli, e poi però l'afflusso della gente ripaga sempre di queste fatiche. Siamo molto contenti, veramente. Bisogna tenere alta la qualità, e l'unico modo è proprio quello di alzare il livello delle materie prime che si utilizzano, e proprio a questo serve il discorso della certificazione, proprio per invogliare anche gli agricoltori, anche gli allevatori a dare sempre il meglio, per poter ottenere delle materie che noi possiamo utilizzare per far parlare di noi, far parlare della nostra terra. Noi abbiamo fatto una combina un po' strana, considerando sempre che il tortellino per noi è uno scrigno, abbiamo messo le cose delle nostre terre, quindi ho messo l'asiago, abbiamo messo il pepe che una volta nell'antica Repubblica Serenissima si usava a dire un sacco di pepe valeva tanto quanto un galeone, e la cannella che era praticamente la spezia che distingueva la povertà dalla nobiltà. Quindi queste tre combine hanno creato questo tortellino fatto di magro con carni bianche, che praticamente l'asiago ha una nota di fieno che è quella che lega poi un po' tutto il gusto del tortellino. I miei tortellini sono un gioco, diciamo, sono un po' più grandi volutamente, perché la domanda è: un panino alla mortadella può diventare un tortellino? In questo caso no, abbiamo dovuto farlo leggermente più grande. La sfoglia è fatta per il 60% di pane grattugiato e il ripieno è fatto con acqua, cerelia, mortadella e patata, tirato con burro, noce moscata e pistacchi. Sono dei tortelli di parmigiano reggiano a profumo di lavanda, noce moscata e mandorle. Questa ricetta è nata da uno studio per voler raccontare il parmigiano reggiano, quindi qui troviamo tutte le stagionature del parmigiano reggiano. Questo riconoscimento come DOP è importante, questo riconoscimento del tortellino, delle sue caratteristiche? Penso che sia una cosa da fare, sarà una cosa molto importante quando sarà. Il tortellino è il re della pasta ripiena e rappresenta non solo Bologna ma un territorio che è l'Emilia Romagna, per cui assolutamente bisogna andare avanti su questa strada. Abbiamo creato dei tortellini in panno lenci, delle spillette, dei magnetini, fino ad arrivare a questi fantastici copricapi, per inventare anche stoffa con tortellini stampati, tutti rigorosamente fatti da amanti sfogline.